Con le celebrazioni a Vallo della Lucania alle 9:30 a Santa Maria delle Grazie e oggi pomeriggio alle 17:30 in cattedrale con Monsignor Ciro Miniero inizia la Quaresima. Siamo a 40 giorni dalle celebrazioni pasquali, le più importanti per la liturgia cattolica. Passione, morte e risurrezione saranno i momenti principali per i fedeli che si riuniranno in chiese e cappelle della nostra diocesi a pregare e ricordare gli ultimi momenti di vita del Signore Gesù. La Quaresima richiama alla mente i 40 giorni di digiuno vissuti dal Signore nel deserto prima di intraprendere la sua missione pubblica. Il digiuno, l'elemosina e la preghiera sono i segni caratteristici. Papa Francesco le ha definite le condizioni e le espressioni della nostra conversione. Il digiuno non va ristretto solo al cibo, ha detto il Papa, specialmente in Quaresima si deve digiunare da ciò che ci dà una certa dipendenza. Ognuno ci pensi per fare un digiuno che incida veramente sulla sua vita concreta. In Quaresima i paramenti del sacerdote diventano viola, colore che sollecita un cammino di conversione. Durante le celebrazioni non troviamo più i fiori ad adornare l'altare, non recitiamo il Gloria e non cantiamo l'Alleluia. Il pontefice esorta a non rifugiarsi in una religiosità fatta di eventi straordinari, di esperienze suggestive, per paura di affrontare la realtà, con le sue fatiche quotidiane, le sue durezze e le sue contraddizioni. E sottolinea che il ritiro non è fine a se stesso, ma ci prepara a vivere con fede, speranza e amore la passione e la croce per giungere alla risurrezione. Il segno della nostra fragilità sono le ceneri, i resti bruciati delle palme con cui oggi vengono segnati i fedeli che partecipano alle celebrazioni che danno l'inizio al tempo di Quaresima, i 40 giorni di preparazione alla Pasqua. Cammino della Quaresima, questi 40 giorni che ci preparano a celebrare degnamente la Pasqua del Signore. Il brano del Vangelo di Matteo che ho proclamato ci ha detto quello che dobbiamo fare in questi giorni della Quaresima. Ci ha indicato le opere sante che dobbiamo compiere. L'elemosina, la preghiera e il digiuno.